Il segretario nazionale del PSI e vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Riccardo Nencini è stato in visita ad Ostuni presso Masseria di Santa Lucia, dove ha incontrato amici e simpatizzanti del partito in vista delle regionali di domenica prossima. Con lui il candidato Domenico Tanzarella, candidato del PSI al Consiglio regionale della Puglia nella lista Emiliano, sindaco di Puglia. Mi auguro che il risultato che appare già scritto sia confermato anche dalle urne, perché penso che non ci siano opzioni diverse da quella di Michele Emiliano e della sua vasta coalizione. All'interno di questa svolgiamo un ruolo particolarmente significativo per la capacità di progettare, programmare e realizzare i programmi con la cultura di governo che ci ha sempre caratterizzato. Ecco, quest'area, questa componente socialista della quale io sono parte, diciamo, significativa nel contesto provinciale. E quindi oggi è occasione per ospitare il vice ministro delle Infrastrutture, cui sono legato da una vecchia, antica e solida amicizia, ma soprattutto da una comunanza di idee, di storie, di tradizioni e di radici che oggi, insieme alla competenza e alla professionalità che devono caratterizzare i candidati, io voglio mettere con forza e determinazione al servizio della comunità provinciale brindisina, che ha bisogno di uscire da una fase di opacità per assurgere un ruolo da protagonista di una Puglia di mezzo che ha tutte le potenzialità per far parte, insieme al Salento e al Barese, di una Puglia unita e coesa, così come il presidente Michele Emiliano vuole. Vice ministro, cosa può fare una persona con l'esperienza politica socialista, tra l'altro, come Domenico Tanzarella per le infrastrutture in Brindisi e provincia? Beh, già sta rompendo le tasche moltissimo, lo ha fatto quando ero al Senato, lo ha fatto per difendere il suo comune e la sua provincia quando sono approdato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ne abbiamo parlato poco fa, c'è un programma interessante, riguarda la portualità brindisina e riguarda quelle infrastrutture di base di cui la provincia ha necessità. Ci siamo già accordati per vederci dopo le elezioni, quando Emiliano presenterà al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il nuovo accordo di programma della Regione Puglia con il ministero che rappresento, e Tanzarella sarà in prima fila. Ci sono veramente i presupposti per far ripartire il porto di Brindisi? Dentro la portualità dell'Italia meridionale il porto di Brindisi ha un ruolo non assolutamente marginale, stiamo affrontando ora i temi della riforma, probabilmente andremo verso 8 distretti, ci sarà un distretto soltanto per la Puglia e sappiamo benissimo qual è il ruolo di Brindisi. Insomma, i brindisini e la provincia di Brindisi, perché deve votare Michele Emiliano e avere la preferenza per Domenico Tanzarella? Beh, Emiliano e Tanzarella hanno un punto in comune, sono stati sindaci di due comuni importanti, Bari e Ostuni, e sono stati considerati buoni governatori di quelle città. Io ho vissuto personalmente l'esperienza del comune di Ostuni, lo conoscevo prima, il pre-Tanzarella e il post-Tanzarella, e sono rimasto felicemente toccato da quell'esperienza. Avere buoni amministratori che si occupano di leggi in genere va molto bene.